sono indignato che non hanno riportato la fregna comunque. Scusate. Una domanda, ragazzi, ma i ragazzi di Bari sono ancora nella casa? Sì. No, ragazzi, ha rotto il metallo. Ho trovato un rimedio. Teuli, sediti qui delicatamente. Delicatamente cosa vuol dire? Oh, no. Madre, dovevi sederti. Ero sul letto, mi sono saliti tutti, guarda, addosso. Tutti ed ero chi? Voglio i nomi. Non lo so perché le spiego. Io stavo qua a fianco a lui. Era tutti sopra. Ma non stavo sopra. C'era anche lui. Poi basta. Il gemello? Comunque i nomi me li ricordo. 5 persone e si prenderanno i provvedimenti. Adesso aspettiamo la reazione del preside. No, sempre. C'è molta carne al fuoco, ma è la cosa brutta. Signor Zigliana, cosa è successo? A letto? Vabbè, chiaro. Me la spieghi per com'è andata? Io, Andrea, prezioso, eravamo sul mio letto a scherzare. In due. Io ero pancia in giù, sento un regà, tutti sopra, sono saliti tutti a fare e il letto affetto. Abbiamo fatto un sandwich a 5 strati alla fine. Signor Guida, io da lei non me l'aspettavo. Perché, cioè, ogni tanto scatta, come si dice, quella mattaggine. L'è scattata la mattaggine. Cioè, ho fatto quella cosa senza pensare a cosa succedeva, quindi... Signor Guida, onesto, quando le scatta la mattaggine, le può costare cara, eh? Grazie. Ai. Intanto, voi quattro, questa settimana, niente paghetta. Che mangiano? Ragazzi, oggi vorrei fare una lezione un po' particolare. Una lezione sulla satira. Adesso, ma c'è che sta malissimo con questo taglio di capelli. Una satira. Avete licenza di sbizzarrirvi? Oh no. Facendo satira su chi volete di noi. Ai, parte la rissa. Nessuna punizione. Sbizzarriamo. Bellissimo. Tutti prendono in mira quella di matematica, la Petolicchio. Questa è la scuola che vogliamo. Signor Preside, le pongo le mie più sincere scuse. Siamo ragazzi, le nostre idee sono un po' confuse. Le chiedo perdono per questo comportamento. Da adesso in poi cercherò di fare un cambiamento. Sono stato un imbecille, gli urlerei altre 1000. Spero che queste scuse le accetti. Okay. Bello. E io proverò a non spaccare più i letti. Spero di ritornare. Bello. Che così è tutto più figo. Ah, bello, ha sorriso, ha sorriso. Lei è pentito dell'accaduto. Ci mancherebbe. Adesso io gli leggo la mia poesia che gli ho fatto. Speriamo che lei... Allora. Caro signor preside stimato, le chiedo scuse per il letto rovinato. Sono scemo e me ne rendo conto. No! E sono pentito fino in fondo. Bravo. Spero che lei mi perdoni perché siamo stati dei... ho scritto una parolaccia, però quello che io mi ritengo io, siamo dei xioni. Dei xioni? Ma come ha detto prima? Cioè, per non dire coglioni, xioni. Ma perché non c'è nessuno che ci immagino? Mi dispiace perché le voglio bene e spero che questo... Che mi faccia leccare il... No. Adesso mi sto ben chiamando e vinci questa battaglia, arriva fino alla fine. E per tutte le persone che mi hanno preso in giro, fa vedere chi ce l'ha le palle, solo per quello. Bravo! Ma come sta il giorno sì, uno no! Sentire qualcuno. Uno sì al male. Vabbè, questo vuol dire anche avere le palle. La guida. Io! Su come scrivere collegiali senza alcuna motivazione. Oh, Ivan! Non ha gli occhiali, però. Il preside ha più capelli che quoziente intellettivo. Quando vede uno scemo con la cravatta gli viene più duro di quando vede una bella figa. Ma no, che cazzo! No. Quella palla da bullying troppo alla rovina, incoraggiando persone incompetenti ad andare in politica e assumendo professori con una mentalità così retrograda. Ma che cazzo! Non riescono neanche a guardare oltre alle apparenze. È stata una liberazione. Ma no! Ma questa non è satira, questa è un disco. Questo è un attacco personale. Ti mettono a piangere. Grazie, Lolo. Virato in causa? In effetti sì. La satira di Andreini è anche giusta, però basta che non si mette contro di me, cioè va col bastone in camera. Arriva lui e fa, vediamo la sua vena. Prendo un mitra, sparo a tutti questi cazzo di professori di merda. Ma se parla come mangi, letteratura italiana, vorrei mandarla nel deserano. Si cambia un po' di letterano. Letterano? Letterano. Si sa tutti che letterano. Vorrei portare sulla luna con la velocità li faccio crescere magari i capelli. Questo è un extra bit. Ci volete insegnare, ma lo sapete che ci fate cagare, che vi fermate sempre a giudicare come lo studente pare.
Ah, stereotipo di Raul. È così caldo di Raul nei confronti ma dei professori. Che cazzo. Che non è più usato. Ma battuto, ma battuto cosa? Ha scavato la tomba. Secondo lei faceva ridere? No, ho detto come stanno le cose. Non ho voluto far ridere. Sa come si chiama la sua? Arroganza, presunzione. Sindrome da Peter di Tourette. Pan. Wow, no, vuole veramente sapere che cosa succede se lei non fa quello che dico. Bam. Mi manda dal preside, visto che è quello più in alto. Lei non ha potere in questo sono momento. Io con Twitch, ragazzi. Mamma mia. Guardi, lei non ha capito, perché io la posso mandare direttamente al cancello. Va bene, non c'ho problemi. Non vedevo l'ora di sentire queste parole sante. Questa no. No. No, uscia! Già lei sta consolando, quindi mi sa che lui è fuori, eh. Mi sa che lui è fuori. Uscia è la mia preferita. Tutto un grande lei anche, tutto anche secondo me è la mia preferita. È un po' monello. Che belle lacrime precise, eh? Le viste? Due proprio, contate, uno e due. Secondo me è allenata, Simone. Fica. No, bravo. Perché? Non occorre sbattere il libro. No, no, perché? Mamma mia, mamma mia. È geloso? Lui che potrebbe. Guarda come muove il piedino, il piedino, il piedino, il piedino. Lui non guarda in faccia. Non guarda i piedini dei bambini. Prende, spacca. Mi auguro di avere eventualmente dei difensori. Certo, ci penso io. Oh. Eventualmente. Ai ai, Trickett onorevole. Tanto simpatico, ma quando si è fissato con sto primo posto a rompere i col. No. No. Mentre si è agitato il conte, ma hanno agitato il conte! Cancello! Fa un errore. Ed è giusto così. Bravo! Bravo! Ah, finalmente una cosa bella! Con orgoglio! Oh. Che succede? Rissa? Rissa no, lo fa rientrare, lo fa rientrare! No! Mi spuntarono lenzuola di protesta e solidarietà. Strumox libero? Che diventi questo segno molto semplice dei lenzuoli un modo per tenere viva la... Funziona, ragazzi! Ve lo dico io che funziona! Ci sta qualquadra che non cosa. Se qualcuno scrisse Strumox libero mi metterà a piangere. Sì, adesso! Allora, ragazzi, mi bannate chi scrive viva la mafia in chat, per favore. Ragazzi, non si scrive viva la mafia. Dub contro l'andrangheta, ti piace il dub contro l'andrangheta? Va, sicuro. A meno che immagino gli dica Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Povera patria. Perché non è fuggito. Trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso. Continuando la loro opera. Parlano di Hobbies Group. Dimostrando a noi stessi al mondo che Falcone. Beh, qui un meme. Deciditi. Sì, o cambia o non cambia. Appunto. Sì. Cambierà. Brava! Brava! Piangi, piangi, piangi! E indipendentemente da tutti i momenti. Per concludere un momento così bello. Enzo Moment! È un sogno. Andreini, subito che te mi riconosce! Chi è lei? Lo siete chiesto? È Luca! Wow. È Concettina, regà! Dai, Concettina! Mamma mia, Enzo, mi sono innamorata! Non mi aspettavo! Stai con sti tatuaggi! Che uomo! Regà, fate i seri! Devo dire che Tigre pensato. Di Biule fa pure più fa sesso, fa sesso! Capultra! Enzo, oh. Capultra! È qui la festa? Oh. No! 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 Ma che cazzo! Ma no! 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 Io non sopporto lavare i bagni! Devi pulire! No! Giulia, ma che cazzo! Ti sono invertiti! E donne, non so fatto per pulire! Guarda questa, ma che sta fa? Che è quello? Che hai detto? Che hai detto come? Oh. Le donne devono saper pulire. No, no, le femministe, no. Guerra fra titani? Hai sconvolto una donna che non sa pulire. No, mi distorco. No, ha detto il domino cavaliere della pulizia. Siamo battezzati. No, con quello no. Allora io glielo dico, se lui arriva in politica per colpa vostra, io scappo in America Latina. Ma basta, si fa che i centri sociali non si toccano, quindi è pericoloso però in politica. Perché è pericoloso? Sentiamo. Mamma mia, ha delle idee a volte strane, poi è violento, aggressivo, presuntuoso e...
Sto cercando di boicottare un po' di Piero, visto che non posso essere primo, mi diverto a infastidirlo. Lei può benissimo arrivare primo della settimana senza dover sminuire e attaccare di Piero. Guarda se stesso. Fate favoritismo, me tocca boicottarlo. A chi faccio? Io faccio dei favoritismi. No, adesso parlavo in generale. Guardate cosa c'è scritto qua. C'è scritto negro. No, questo l'ha presentato la società americana. C'è un taxi che è guidato da un uomo bianco. E c'è il ragazzo nero che ha chiesto un passaggio. Mi dissocio. Sta ridendo perché appunto perché è nero non glielo dà. Vai di Piero, vai. Sembra un colore di gesso. Non ti casare troppo, ne. Io vado a sinistra, tu ovviamente. Oh! Oh! Rosano? Sto qua. Ti sei mai baciato? Sì. Cosa? Da casa, ma quanto conforto darebbe il tenero abbraccio di mamma e di papà? Sì, già. Amore. Oh. Oh. Perché? Ma perché? Ci siamo venuti a prendere, sei fuori. Bello, bello, bello. Bella donna! Questa è richiesta. Madonna. Mamma mia. È aperta la porta, ho visto lei con l'occhio chiuso. Mamma è uscita dal carcere. Ora capisco tutto. Non uscire mai con le canottiere, io lo dico tutti i giorni. Ciao. Sì. Poverino, poverino, poverino. Quanti anni fai? 48? 45, mamma. Ti metti un po' maluccio, eh. No, ma Luca! Ma non si fa! Mia mamma mi avrebbe ucciso! Prima di fare il professorino. Ma guardi che se un'altra volta fa così a sua mamma, Francati le lego le mani. Preside ci prova cava, prego. Sorrida come la mamma. Guardi che bel sorriso. Oh. Per favore. Oh, mamma mia, io mi sarei ammazzato al posto suo. No, no. Perché? Paolo, perché? È cringe troppo che mia mamma che fa la peggio. Ma perché si deve coprire le spalle? Sono queste le mamme belle. Comunque davanti a un preside, magari. Ma il preside piacciono le belle signore, scusi, cosa pensa che io sia di legno? È una bella signora elegante. Grazie. Elegante. Cortesia. Dai, bello di mamma. Oh, bello di mamma, senti che roba. Lacrimoni. Sono d'accordo. No! Cioè, Ussa si è presa carico di Raul quando povero Raul ogni volta il peso sto cristiano poverino la sindrome di Peter Pan qua, ragazzi ascolta è carina questa roba della sindrome di Peter Pan rotti i coglioni bravo Brescia Paolo ci hanno sempre detto che sei allora pronti nome del partito figa è anacronico Forza Italia, grande amore. No, F-I-G-A. Ma è chiaro che allude. Non allude a niente, se lei è per lei no, lei è un pervertito. Mamma mia. Provi ancora una volta a rivolgersi a me in questo modo e la faccio sparire da qui. No, intanto no. Se ne vada fuori dalla classe. Sparire da qui è troppo. Dare del pervertito a un professore. Il carcere, dategli il carcere. Camerata a fare le vostre valigie. Brutta scelta. Vergogna. No, così no. Prego, signorina. Via dal cazzo adesso. Via dal cazzo. Buttatela fuori. Ancora. Via dal cazzo. No. Attento all'invidia! Andrini è rimasto. Oh, no! Di capitare, il l'invidia l'ha pagata caro. Signorina Cerio, si alzi! Peggiore. Si conferma un'altra volta la migliore studentessa della settimana. Grazie. Il signor Francati, si alzi! Ecco, mi piace che è muto, sì! Muto devi stare! Basta non farti male, noi non crediamo a quello che ci dici, che perdi soldi per intrattenere, lei cerca aiuto, guarda quanti amici, e se hai bisogno sai che noi ci siamo, basta che chiami arrivano i pentiti, e queste slot ti rovineranno, ti scordi puffi, non riesci più a restituirli, e non voglio rivedere.